cittadino metese non sia mancata la capacità di distinguere, piuttosto sono mancate le alternative. Tito aveva bisogno di donne e di uomini liberi, quelli che stanno in lista e che voi vedete qui, che sono oggi alla mia destra e alla mia sinistra, capaci di offrire una proposta veramente alternativa per il governo di questo paese. Donne e uomini liberi di fare politica per passione e non per bisogno, liberi di non accettare compromessi e liberi di far crescere anche gli altri, liberi di sognare una meta orgogliosa, consapevole, civile e generosa, accogliente e tollerante, unita nelle sue differenze, intransigente contro la corruzione e la illegalità, capace di rimettere in moto finalmente lo sviluppo economico e sociale di questo paese, valorizzandolo l'ambiente, promuovendo il turismo, investendo nelle risorse umane e specialmente nelle giovani generazioni. E in tutti quelli che vogliono investire in meta nella cultura, nella formazione e, consentitemi, anche nella scuola. È con questo spirito che Giuseppe Tito ha creato il movimento politico-culturale, appunto denominato Patto per Meta, che accoglie tutte le sensibilità politiche e culturali presenti sul territorio, specialmente quelle progressiste. La storia di Tito è nota a tutti e anche quella della sua famiglia, lo conoscete. Essa ha insegnato l'onestà, la trasparenza, il sacrificio, anche nelle scelte di vita quotidiana. Insomma, Tito ha dimostrato, consentitemi, di avere una missione, quella di concorrere al bene di tutti quanti noi, quello comune. Ed è proprio attorno alla sua figura di cittadino esemplare che Patto per Meta ha sviluppato il suo programma elettorale, che avete avuto modo di leggere, che pur essendo il frutto del confronto aperto e diretto con tutta la cittadinanza, non è il punto di arrivo, sia ben chiaro questo, ma solo quello di partenza, perché la partecipazione attiva sarà lo strumento per rendere i metesi finalmente protagonisti della rinascita di questo paese. Ho tralasciato anche appositamente di parlare delle sue caratteristiche personali, quelle di Peppe, perché so già che li conoscete e sono note a tutti. Mi dovete consentire comunque di concludere con una sentenza indiana che è una perla di saggezza orientale, la quale dice che l'uomo il cui favore non produce frutto e la sua ira non produce danno, gli uomini non vogliono come padrone, così come le donne non vogliono per marito un eunuco. Ovviamente il marito e il significato di padrone è naturalmente metaforico. Ecco perché vi chiedo di aiutare un galantuomo e un sindaco lavoratore. Viva Meta, viva Peppe Tito! A cui passo immediatamente la parola. Grazie a te Luigi, scusatemi ma sono un po' emozionato. Nel ringraziare tutti i presenti che questa sera partecipano con grande affetto alla presentazione della lista da me capeggiata quale candidato sindaco, è composta da tutti validi e competenti amici che hanno avuto e voluto condividere con me questa esperienza per il futuro del governo di Meta. Non posso che stringere la mano a tutti e tutti indistintamente i cittadini metesi, per un patto che se sindaco mi vedrà quotidianamente presente al servizio del Paese. Avendo acquisito in 20 anni di esperienza amministrativa la professionalità necessaria per rivestire la carica di primo cittadino, sicuro di spettare le vostre aspettative. Giuseppe Tito lo incontrerete tutti per strada, non ci sarà bisogno di andare al comune,
solo in determinati giorni o in determinati orari, perché ha la possibilità, grazie e ringrazio fortemente la mia famiglia, che mi ha permesso di poter incamminare in questo discorso in questi 20 anni della mia carriera politica. L'ho fatto con amore e con passione, con dedizione, ma soprattutto ho voluto dimostrare a tutti e continuo a dimostrare a tutti la mia vicinanza. Se sarò sindaco di Meta, non sarò il sindaco della porta chiusa, ma sarò io a venire da voi. E questo sarà lo spirito che ho trasmesso ai miei amici di Viaggi, una squadra di cui in ordine alfabetico, ma ognuno prima per dedizione e professionalità nel proprio settore, ha voluto condividere insieme a me e da un lavoro lungo di 2 anni di ascolto sul territorio dei bisogni della collettività. Vi presento l'avvocato Angela Iello, per me in modo affettuoso zia Maria Puzzo, l'avvocato Bianca Maria Balzano, l'avvocato Susanna Barba, presidente del Consiglio Comunale Pasquale Cacace, consentitemi, vi presento il mio amico del cuore, Michele Castellano. Consulente tecnico Rosario Cuccaro. L'imprenditore Roberto Porzio. Il vice sindaco scende ragioniere Raffaele Russo. Il fiorista Rosario Savarese, il più giovane, il rappresentante degli anziani del centro sociale Pasquale Scuotto, e l'assessore uscente Massimo Starita. Tutti, e dico tutti, con me si sono impegnato in questo patto per Meta. C'è una lista di cose da fare: combattere la disoccupazione giovanile, rilanciare il turismo, potenziare l'edilizia scolastica, sostenere gli anziani e le famiglie bisognose, rivalutare il centro storico e gli spazi pubblici, incentivare le piccole imprese private, artigianali e commerciali. Ringrazio per essere con noi questa sera gli amici, l'onorevole Massimo Paolucci, componente della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, candidato al Parlamento Europeo, il mio padre politico, che gli voglio un bene nell'anima, l'onorevole Antonio Amato, la cui presenza è stata da me fortemente voluta e finalizzata principalmente alla ricerca di quelle risorse a livello regionale, nazionale ed europeo, indispensabile per l'attuazione reale del nostro progetto. Signori, da soli non si va da nessuna parte. Noi vogliamo dimostrare con la massima serietà e l'impegno e con gli amici qui presenti che Meta deve uscire, deve aprirsi, deve ragionare in un discorso più ampio. E per me stasera è importante avere Tonino Amato, amico, fraterno, compagno, un padre, che mi è stato sempre vicino, mi ha sostenuto in tutte le battaglie e ha dedicato amore e presenza al nostro paese. L'onorevole Massimo Paolucci, a cui va tutta la mia stima incondizionata e il mio appoggio. Un uomo esperto di politica che starà vicino a noi con un impegno forte, perché insieme a loro
e insieme a tutti voi, e insieme alla mia valente squadra, cambieremo meta. Grazie. Bravo.